Ok, ciao a tutti. Prima di andare avanti, quindi con l'algoritmo di Doichi Yoza, pensavo che fosse magari legittimo spiegare le domande che ho lasciato per casa, o comunque quelle incomplete che avevo lasciato nel video di Doichi. Quindi, le due domande che andremo a rispondere sono: numero uno, questo algoritmo qua non ho dimostrato esattamente, sono arrivato molto vicino alla fine, non sono arrivato esattamente alla fine, quindi concludiamo questa dimostrazione. E la seconda domanda è quella che avevo pensato, ovvero sia, questo x qua, posso metterlo qua davanti? E nel rispondere capiremo perché questo x qua serve qua. Ok. Quindi queste qua sono le due domande che vengono risposte in questo video. Partiamo quindi con la prima, finiamo la dimostrazione. Quindi eravamo partiti da questo circuito, quindi dovrei averlo qua sotto. Quindi, allora, commentiamo tutto questo. E commentiamo questo. Allora, questo non è il circuito. Il circuito è questo. Perfetto, no, non è ancora questo. E allora il not è dopo questo ed è su 1. Quindi il circuito è questo qua. Dobbiamo trovare degli equivalenti a questo circuito che siano più facili da interpretare. Allora, il ragionamento è il seguente: quello che ho fatto prima era dire, ok, qua ho un cnot con una x dopo. Ok, vediamo le casistiche. Se qua mi entra 0, qua rimane 0, ok? E qua non, questo qua non viene triggerato, quindi qua, per esempio, se qua è 0, qua rimane 0 e qua diventa 1. Se qua è 1, qua rimane 1 e diventa 0. Ok, quindi con qua 0, questo qua funziona come un not sotto, ok? Invece, se qua fosse 1, cosa succede? Che qua se è 0, viene ribaltato in 1 e poi in 0 di nuovo. E se qua è 0 viene ribaltato. No, scusate, e se qua è 1 viene ribaltato in 0 e poi in 1 di nuovo. Quindi è come se un cnot, ma che viene triggerato quando il control è 0, ok? Quindi l'idea è cos'è? È dire, vabbè, se io tipo qua è 0 posso mettergli un not davanti che diventa un 1, quindi posso fare una cosa di questo tipo, mettere qua un not. Quindi qua se per esempio entra 0, qua viene triggerato questo qua perché diventa 1 qua dentro e questo qua viene invertito. Però qua rimane modificato, perché qua era 0, qua diventa 1 e qua vorrei che tornasse in 0. Quindi quello che avevo detto e quello che sto ripetendo è che quindi questo circuito qua può essere riscritto logicamente vedendo le casistiche con questo circuito. A questo punto quello che mi ero bloccato era che io dicevo, ok, se io vedessi una linea singola qua ho Hadamard x Hadamard. Ora, cosa posso dire? Che allora, dove è questo? Se io ho Hadamard e li applico per esempio x, quindi qua ho 0 inizialmente, li applico Hadamard, li applico x è una rotazione su, come dire, su x, no? Quindi Hadamard essendo lungo l'asse x non viene ruotato, quindi dire Hadamard x è come dire Hadamard, banalmente, perché la x non fa nessun effetto né sulla sfera di Bloch, tra l'altro sottolineo, e neanche nello stato vettoriale. Ok, questo perché banalmente quello che succede è che qua diventa 1, qua diventa 0, quindi anche se inverto le cose sono comunque più 1 su radice di 2, più 1 su radice di 2. Quindi i coefficienti sono uguali, vengono scambiati, ma sono uguali, quindi è indifferente. Quindi, Hadamard x è indifferente. A questo punto, se noi ignorassimo questo, potremmo dire, vabbè, qua rimane costante perché è un control, quindi qua c'è un altro x, possiamo ignorarlo di nuovo. Quindi, a questo punto c'è un altro Hadamard, quindi questi due x qua diventano inutili e potrei toglierli. E quindi poi posso ragionare sul circuito dopo. In realtà non posso fare così perché qua può esserci un phase kickback. Quindi non possiamo ignorare questo cnot anche se è un cnot con qua il control, perché può esserci una modificazione dello stato. Quindi come possiamo farle? Allora, l'idea iniziale è comunque corretta. Se qua sappiamo che, perché noi conosciamo tutto il circuito, qua sappiamo che entra 0, quindi qua sappiamo che siamo nello stato più. Questo x qua sappiamo sicuramente che... Come dire, è inutile, ok? Per il motivo che abbiamo detto è giustamente inutile. Il problema nasceva qua invece. Quindi quello che abbiamo detto non era sbagliato, ma era sbagliato ignorare questo gate. Quindi i gate, diciamo, a sinistra e a destra possiamo applicare delle identità, ma con il gate in mezzo non possiamo dire molto. Quindi quello che possiamo legittimamente dire è che il circuito è equivalente a questo, ok? Quindi siamo arrivati a questo punto e spero di star registrando. Sì, ok. Quindi dobbiamo togliere questa x qua. Quello che io det avevo detto prima era metterla insieme a questa, però non possiamo farlo perché qua c'è il gate. Quindi la cosa logica è metterla insieme a questa. Quindi
Quindi la domanda a questo punto da rispondere è cos'è XH? Quindi XH è il seguente circuito, XH. Quindi allora, in realtà tipo, c'è una leggera falla in questa spiegazione che starei per dare, che se io qua parto da zero posso dimostrare che XH è uguale a qualcos'altro. Penso che la cosa migliore sia magari partire nello stato in cui ci troviamo, però a meno di una fase. Quindi come possiamo fare o le casistiche 0-1 e dimostrare che è uguale, o poi faccio vedere anche un altro modo più formale di dire le cose. Però ragioniamo un attimo con le casistiche 0-1. Se è 0 e gli applico x e h, cos'è che succede? Allora, 0 finisce in 1, e non so perché qua è sbagliato. Perché, perché il plot è direttamente dopo. Quindi 0 finisce in 1 perché gli ho applicato al not, e 1 finisce in meno perché gli ho applicato ad, guarda, perfetto. A questo punto voglio trovare una trasformazione identica che mi soddisfi questa, ok? Quale posso immaginare? Allora, voglio un Hadamard prima, così posso fare le altre identità che voglio. Quindi vorrei un Hadamard e poi un qualcos'altro. Ora, chiaramente qua vedo che per passare da x, da questo stato qua più allo stato meno, posso usare z. Quindi non è impossibile, diciamo, arrivare all'idea che questo circuito sia equivalente. Quindi, vabbè, qua vediamo che 0 finisce con Hadamard qua, e Hadamard con z finisce, cioè Hadamard sì, esatto, con z finisce qua, ok? Quindi lo stato più finisce nello stato meno. Lo stato vettore, cioè come si chiama? Il vettore di stato è uguale, quindi abbiamo detto che quantomeno così è identico. In realtà uno potrebbe argomentare, vabbè, però magari con 1 non funziona, quindi possiamo vederlo anche con 1, quindi qui c'è x1, vedere se quantomeno regge la cosa. E 1 non esiste, quindi qui c'è 0 in realtà, x di 0. Quindi se partiamo da 1 invece cosa succede? Gli applichiamo Hadamard e finiamo qua, e quindi z finiamo qua davanti, ok? Vediamo se funziona nello stesso modo, quindi con questo qua e qua la x davanti. Quindi ancora una volta partiamo da 1, usiamo il not, quindi finiamo su 0, e poi gli applichiamo Hadamard, quindi finiamo qua davanti. Quindi sia 0 sia 1 sono corretti, ok? Come identità. Quindi di fatto l'identità funziona. Se volessimo potremmo anche fare un passo magari più skillato, che è quello usare le matrici che avevo mostrato. E possiamo dimostrare non così, ma che i due circuiti sono equivalenti. Quindi questo circuito ha questa forma, ok? E posso ad occhi chiusi proprio dire, vabbè, penso che questa sia la soluzione, quindi la provo e controllo quant'è la matrice. La matrice è esattamente identica, quindi questo qua, per esempio, potrebbe essere un altro modo, direi, di dimostrare l'identità. Ovviamente bisogna stare attenti che se si hanno C noto in mezzo non è possibile fare questo tipo di ragionamenti perché non posso ignorarli. Quindi finalmente posso modificare questo qua con un altro pezzo e penso che mi convenga spostare proprio tutto fuori dalla barriera. Quindi così. Perfetto. Hadamard, C0 e lo Z davanti. Quindi questo X Hadamard viene trasformato in Hadamard Z. Quindi a questo punto uso la fantastica identità che questo qua è un control not al contrario. Quindi commento qua. Dovrebbe essere così, con lo z però, perché lo z è fuori dall'identità. A questo punto però, se voglio proprio il circuito originale, qua c'era una x davanti, che non avevo messo dentro il circuito. Quindi mettiamo anche quella x, e questo qua è tutto il circuito. Questo circuito qua è equivalente a questo circuito qua, ok? Quindi attraverso identità e ragionamenti siamo arrivati a semplificarlo molto. Questo è triviale, qua entra 0, qua diventa 1, e qua alla fine esce 1. Qua c'è un C0, quindi qua entra 0, diventa 1, e 1 con lo Z viene swappato, perché 1 viene mappato in meno 1 con Z. Quindi non è difficile capire che arriviamo su meno 1, 1. Se verifichiamo qua i conti, meno 1, 1. Perfetto. Abbiamo dimostrato che effettivamente che questo qua è lo stato, quindi qua ci sarà 1 come bit, e quindi ci saranno le conseguenze, quindi sarà bilanciato l'output. Mi sembra bilanciato, sì. Perfetto, questa è la prima parte della dimostrazione, cioè la prima dimostrazione, vediamo adesso la seconda. La domanda era la seguente: a prescindere dal circuito, quindi magari faccio uno più semplice, questo qua, posso mettere la x qua davanti? Ok? Quindi la domanda è questa qua: posso mettere la x in questa posizione? Magari qua. Allora,
La risposta a cui si arriva è no, non posso farlo. Il metodo con cui lo posso dimostrare, e secondo me, ancora forse dovrei fare le casistiche, adesso non mi ricordo come avevo pensato. Diciamo che faccio una casistica sola per rendere l'idea, comunque le altre sono tutte equivalenti perché abbiamo visto che, per esempio, questa qua è solo una z, le altre sono dei not, sono triviali, quindi non dovrebbe essere difficile capirle. Però il punto è il seguente. Per esempio, anzi, pensiamo a questo qua che abbiamo già il circuito fatto. Caso numero 3. Questo qua è il caso, e qua gli mettiamo la x in fondo. Ora, che utilità ha questa x? Se io facessi una cosa di questo tipo qua e dico, vabbè no, dai, non la metto qua, la metto qua in fondo. Ok? Cos'è che cambia profondamente in questo circuito? Che questo phase kickback non avviene. Questo perché il phase kickback avviene solo se qua c'era una x davanti. Ok? C'era la X e poi c'erano tutti gli Hadamard e questo qua, la X davanti, fa sì che questo phase kickback possa avvenire. Ok? Quindi il motivo per cui mettiamo qua la X, cioè no, adesso non c'è, però in cui qua per esempio c'è la X, è che questo circuito qua di phase kickback viene triggerato da questa X qua. Ok? O forse un modo analogo potrebbe essere quello che ho detto molto grossolanamente, però tipo qua arrivo nello stato più. E qua, essendo che qua parto da 1, arrivo nello stato meno, quindi non sono nello stesso stato, magari posso fare più operazioni. Questo è un argomento più qualitativo. Quello più quantitativo è questo qua proprio. Quindi affinché possa essere triggerato questo phase kickback, perché qua è 0, quindi questo qua non è triggerato. Quindi qua è 0, quindi non è triggerato, qua rimane 0. 0 qua e rimane invariato, qua alla fine esce 1. Ok? Però qua non dovrebbe uscire 1, dovrebbe uscire. No, forse sì. Ok, comunque il problema è che non funziona sempre. Cioè, qua uno potrebbe dire, vabbè, esce giustamente 1. Qua esce proprio 1, ok? Anche se dovrebbe uscire meno 1, però dettagli. Però tra l'altro esce 0,1, quindi già comunque è sbagliato il bit sotto. Quindi già possiamo avere una sensazione che si è sbagliato. Però il problema è che non viene triggerato. Cioè, viene sempre sbagliato perché, per esempio, se guardiamo lo 0. Che non esiste. Se guardiamo l'1, che è il primo, quello identità. Ora qua sono due identità, ok? Quindi quello che succede è che qua è 0, qua fuori dalla doppia identità, doppio Hadamard è identità, rimane 0, qua diventa 1. Quindi è sempre 1 se ci fate caso. Quindi non può essere corretto perché per l'appunto non è quello che vogliamo. Quindi questo è il motivo per cui. Ah, tra l'altro no, forse l'argomentazione non è esattamente corretta perché uno potrebbe dire al posto di fare il phase kickback qua gli metto il not davanti direttamente, ok? Perché qua c'ho. Cioè, al posto di mettere un not qua, avere il phase kickback che mi cambia qua come se fosse un not, prendo il not e lo metto qua davanti direttamente, no? Però il problema di metterlo davanti direttamente è che viene sempre triggerato. Invece noi non vogliamo che sia sempre triggerato, noi vogliamo che sia triggerato solo quando c'è un phase kickback. Invece qua viene sempre triggerato, motivo per cui. Non importa se ho questo circuito, spero di averlo ancora. Ok, se ho questo circuito qua, vedo che è bilanciato, il 3, l'1 è bilanciato, il 2 è bilanciato, così via, anche il 4 sarà bilanciato. È sempre bilanciato perché questo not qua l'abbiamo sempre messo qua forzatamente, che non è corretto. Perché così. Quindi, riassumendo brevemente, qua neghiamo sempre l'output, quindi da 0 diventa sempre 1. Invece qua veniva negato soltanto quando c'era un phase kickback, ovvero sia quando la funzione era o 2 o 3, quindi qu quando era bilanciata. Quindi questo qua è il motivo per cui non possiamo spostare la x, ed è il motivo per cui invece la x va messa qua sotto, perché va messa qua sotto per poter attivare questo phase kickback. Altrimenti non. Perché uno potrebbe anche dire, vabbè, non la metto proprio a sto punto, posso fare così. Però a sto punto non c'è. Essendo che il circuito equivalente sarebbe così, qua è 0, non viene triggerato questo, quindi è tutto inutile, è sempre 0. Quindi questo è il motivo per cui funziona, e per cui è necessaria la X, e per cui la X non può essere messa alla fine del circuito. Questo è quanto, quindi al prossimo video parleremo di 2C OSA. Quindi a posto.